Ciao raga, benvenuti o bentornati nel canale in questo nuovo video. Allora, mi vedete con gli occhi un po' assonnati perché è presto, sono le 8 del mattino e io sono già pronta. Ho fatto un po' di cose in casa, ma questo non è il video in cui vi farò vedere le pulizie. Oggi, dato che questa è l'ultima settimana di scuola di Gabriele, sono sincera, mi sono organizzata con una mia amica e ho voluto prendermi qualche altra ora di libertà perché poi a luglio-agosto io e Gabri staremo sempre insieme. Quest'anno niente campo scuola e vabbè, non c'è scuola perché la scuola comunque finisce a fine giugno e quindi andiamo in piscina. Vado in piscina con questa amica e voglio portarvi con me. Ma nel frattempo vi volevo far vedere un pacco che mi è arrivato, ovvero una nuova collaborazione con l'azienda Lasnov Bag, che in pratica io ho già collaborato con loro qualche mese fa e ho ricevuto delle borse sempre scelte da me, che mi sono piaciute tantissimo. Questa volta ho scelto due zaini, io li ho già aperti e ve li volevo far vedere. Allora, il primo zainetto è questo qui, vabbè, già lo vedete da dietro l'altro. Allora, il primo zainetto è questo qui, guardate quanto è carino. L'ho scelto sui toni chiari e è questo colore beige ed ha tutti questi ricami, questi disegni molto delicati, secondo me. Vabbè, anche per i suoi colori, vedete, bianco, rosa, azzurrino. È molto molto carino e sembra anche comodo perché vi spiego. Allora, ha due cerniere qui, una qui e l'altra qui. Controllo se Gabri dorme. Poi vabbè, queste qui. E la cosa comoda, diciamo, è che si apre da di dietro. Oddio, ovvero comoda, nel senso che siete sicuri, magari che se siete tra la folla, insomma, non vi possono aprire lo zaino. E, vabbè, cioè, la parte di dietro è fatta così, appunto si apre in questo modo, quindi è facile cercare tutte le cose. Diciamo abbastanza capiente, qua un altro taschino e niente, è molto carina. Io ho pensato comunque per cambiare. All'interno c'è anche questa tracollina che si lega qui, però io penso che la porterò senza tracollina, non lo so. Si mette qua e niente. Questo è il primo zainetto. Il secondo zainetto alla fine è uguale, però nero. Eccolo qui. Vedete, porta anche lui la tracolla. Sempre con i taschini qui. Le cerniere però non ce le ha questo qua. E poi si apre da lì dietro. Ha sempre il suo taschino qui. Questa forse è un pochino leggermente più grande, quindi poco più capiente. Guardate quanti sono carini. Ora ve li faccio vedere indossati. Ma comunque, raga, io vi invito sempre a dare uno sguardo al sito, che ha molte cose carine ed economiche. Vi lascio poi in info box Aspettate, vi faccio vedere meglio. Raga, dicevo, in info box poi vi lascio il link diretto allo shop e il codice sconto e date un'occhiata e fatemi sapere nei commenti se vi piace di più lo zaino nero o quello beige.
E allora, è sera, sono le 8:30, siamo a casa e niente, io spero comunque che questo vlog vi piaccia. L'ultima volta che ho pubblicato un video, il video in cui sono andata alle terme sempre con questa mia amica, ho ricevuto un commento un pochino cattivo, direi. Addirittura questa persona mi diceva: vergognati perché sbatti in faccia le vacanze. Vi giuro raga, io davanti a questi commenti resto un pochino così, no? Nel senso che alla fine, a parte che non sono vacanze ma è semplicemente una giornata così, neanche una giornata, una mezza giornata così in piscina, niente di che. E poi cioè, il mio commento è stato di risposta che anch'io l'anno scorso non ho avuto la possibilità di andare in vacanza, perché comunque abbiamo preso casa, come sapete chi mi segue da un po', e quindi abbiamo avuto tante spese e ci siamo accontentati, insomma. Beh, siamo entrati anche in casa il 5 agosto, quindi non c'era proprio senso di andare in vacanza. Io non me la sentivo proprio, cioè per me la vacanza era quella proprio di godermi la mia casa, però comunque ero contenta di vedere le altre persone che ci andavano, e mai mi sarei permessa di dire queste cose a chi magari metteva storie, non lo so, video, non lo so, vabbè. Comunque spero che vi piaccia. Eccolo qua, il terremoto, dicevo, spero che comunque il video vi piaccia. No, è brutto il suo video. È brutto il video. Tu sei brutto. Niente raga, io comunque non capirò a fare queste cose, eh? Fai il bimbo buono, non so che per te è difficile. Dicevo, comunque io spero che vi piaccia. No, è brutto, è brutto. Questa tipologia di video. Spero di non ricevere più quei commenti cattivi. Vabbè raga, arrivato a questo punto vi lascio, vi mando un forte bacio e mi sa che ci vediamo al prossimo video.